Questo funziona? Sì. Mi sentite bene? Perfetto. Allora, buongiorno a tutti. È un piacere, come diceva Marina, perché ho studiato qui a Foligno, al liceo scientifico, e poi mi sono laureato in ingegneria e ho preso strade traverse, ho girato parecchio il mondo. Ad ogni modo, a me hanno chiesto oggi di parlare in inglese, quindi mi presento in italiano, essendo italiano, ma poi I'm gonna switch to English now, so I hope you can understand me very well. I have a really strong Italian accent. Anyway, Americans and British people normally love Italian accent, so I'm really proud to have a strong Italian accent, okay? So, as Marina said, I'm the head of IT security infrastructure. That's the place where I work. That's the headquarters of the International Atomic Energy Agency. On the bottom left, that's the Special Tribunal for Lebanon, where I worked before joining the agency. On the right side, you see our laboratories, where we get all the samples from the nuclear facilities to understand if everything is going fine in the matter of nuclear energy. Oh, sorry. So what about this one? The inventor of internet always says the internet is not anymore at all what he wanted to have. It's something different, doesn't like it anymore. He said, this is not what I wanted to have. And then can you see on the right side, is the LinkedIn account of Tim Berren, the inventor of internet. The problem that is fake. So somebody decided to have a LinkedIn account simulating to be the guy, but he's not the guy. Now, most of us will try to get in contact with him because he says, I want to be in contact with you. You are special. But it's not. He's an egger. He's a fake person. You're going to tell these people what you think in life, but it's not the person you think of. Now, who of you can guess what it is? Somebody knows what is that? Nobody? So, that's the first hard disk drive. What you have here inside a small phone. No? Today you have SanGiga. That was the first one invented by IBM only in the 1956, only to store 5 megabytes. And we are talking about tons of weight. Can you tell me what is this now? Still nothing? That's the first internet connection, only for PCs, a few years ago. Okay, when they tried for the first time to connect 2 computers, the first one failed after only sending 2 letters, L and O. They were trying to do login. In 1 hour and a half, they were not even able to send LO. So imagine what happened in only a few years. And what is this now? It's the first browser. Today you use thousands of applications. That was the first one. Okay? So what happened? A bit of fun here. Nothing really important. It happened what we call today the cyber revolution. So in only 15 years, we have revolutionized the entire world. We communicate. We think that we can say whatever we want, that we have a voice. All of us, we think because we have this one, I have a voice. Let me tell what they think. So what happened is that today, those are the submarine cable to connect the world. I showed you 15 years ago, they were only for PC. Today we are talking about terabytes of data. So what we can send today, a single cable can send 60 terabytes of data, something impressive, okay? And that was the first time, this is the log of the guy that tried to send the first signal 15 years ago, 20 years ago, more or less. So you can imagine the difference. Well, to maintain internet today, we consume 70 billion of kilowatt hours. We have to produce so much energy, so expensive. And when Facebook doesn't work, all the people complain, Facebook is not working. I'm gonna send an email. To produce Facebook, to maintain Facebook, that's what we consume in the world. You know what is this? This is all the satellites around our world. Many types of satellites. Okay? Many types for different type of communication. That's the map. Okay? How many Wi-Fi? We connect to Wi-Fi continuously. Not me, clearly. I don't trust Wi-Fi. But how many of us continuously connect to Wi-Fi? So how many Wi-Fi do we have? We produce 1 every single second. Okay? IoT devices, okay, like smartwatch,
of sensors that calculate your heartbeat. We already have 20 billion. There are going to be 50 billion in 2020. And how many people use internet today? So in this world, sometimes we forget how many we are in this world. We are 7.4 billion, more or less. And already 3.7 billion of people use internet. They're always connected. Has been calculated by 2020, the entire world, every single person will have a machine connected to it. Because guys, you cannot live without this. And not only you, it's me. I have the same issue. If I go to the office, I forget this at home. My God, I get crazy. I have to go back home. I don't have my iPhone. How can I live? So, I say again, other few years, all of us connected. So, clearly, a few years ago, we were not thinking to control our entire whole house using IoT devices. We were surely not thinking to use a driverless car. We were not definitely thinking to have emotion and feelings because something that is virtual, that is not real. And clearly, we were not thinking that we are happy if somebody checks my blood pressure, if I'm sleeping, not sleeping, if I'm healthy. And what is going to happen that in 2020, we will have many other devices just connected to our body. It's not fake, it's a reality. But that's for me what really changed. That's what really changed. I see some of you, no, not many today, I'm happy about you guys. Normally when I'm in a conference, everybody's taking picture. I think like, man, that's what you're doing. That's what changed when I take the metro in the morning to go to the work. And that's what changed, that you are at home and you don't talk to your wife because there is somebody sending you a WhatsApp message. Okay? And again, in Japan, it's crazy. We were not thinking to pay everything with the mobile. This is going to be a reality. Soon a bank will tell you, man, what are you talking about? You can pay everything with your iPhone or with your Android device. Why you should have a credit card? And clearly, this is from my city, from Vienna, where I live. I live in Vienna, by the way. Sorry, I forgot to say that. I can see everything in any moment. I can see if the tram is coming, is arriving. I can already order online a ticket and go in. So we really digitalize all the life. All our life is digitalized. So what we have done, sorry, I have to drink a lot when I talk. So what we have done, this is a new appendix of your body. This is not just anymore just the phone. This is appendix of your body. You cannot stay without, man. So it's full of sensors. I mean, you have a camera always on top of you, okay? Another camera is showing what is behind you. Not behind, in front of you, sorry guys. Sometimes even behind. You put your fingerprint, fantastic. 20 years ago, you have to force a person to give you a fingerprint. Today, you give it. Oh, thank you, take my gift. And there is a microphone. Somebody can listen to you continuously. And many other things. There is a Wi-Fi, a GPS. I can know where you are. I know so much about you because of this. And this guy continually communicates, sends information, data. And you love that man that is telling you, that is giving you freedom. I'm not saying anything against him. Eh? Try to understand me. I'm not crazy. But you love him. He gave you the freedom. He gave you so much freedom that people, in average, check Facebook 14 times per day. Young, normally 56. Older people, 3-4. Anyway, average 14. Are you understanding me very well when I talk? I'm speaking too fast, or is okay? All okay, all fine, thank you. I'm just asking. Anyway, that means, because I know how many times you log in on Facebook, I can even understand if you're sleeping or not, just checking your account. So I know when you're awake or when you sleep. Now, some cases, this is from my phone. This is a picture I took. So this is my house, by the way. So anyway, I decided to turn on the features here just for this presentation. Normally my features are all off. So somebody can, just from a picture, understand where I am. So simple. They know exactly where I am. They can see which city I go normally. That was in 1 week of my time. I was in Sopron. I went to Budapest for a conference. I was in Vienna. So now they know where I was. They can also see which street I normally drive to
to go to work. I'm telling them, no secrets. They can see if my blood pressure is fine. This is my heart watch. So they can say, oh, I can give a job, a work to this guy because he's quite healthy. I'm not gonna pay his pension really soon because he's healthy. They can see everything. And my browser, when I'm at home and I browse internet, they can track, they can check, they can see which website I go, everything. My friends in Facebook, I can do some check and see where they are. Even worse, Twitter. You use Twitter and people just take a picture, say, oh, I'm checking in this beautiful hotel. Thank you to let me know where you are. Now I can rob your house because I know you're not at home. You're a cool guy. And fake profiles, full of them. The famous one was the one about Osama bin Laden. You don't know many people that love this guy. Was, I want to be your friend. I didn't know that was a face, really fake profile prepared by FBI. Oh, Lisa Sinapi, you want to find a job? Oh, please, Lisa, I really want you to help me to find a job. Yes, no problem. Give me all your data. And, I don't know, a famous football player. Oh, I love you when you play football. And even WhatsApp. Connect to my channel. I'm going to tell you the truth about life. But take a real example. I just wanted to start from the website of this festival, okay? I didn't do anything wrong. I just want to show you from a single, simple website how many things I can start to know about people. First of all, I can see all the technology they use, okay? Secondly, I can start to see which type of Facebook account, Twitter account. I start to see names, people that work on that organization. Good. I don't need to investigate. You already tell me those things. Then I can see all the dots, all the things are connected to these people, okay? And I can go even deeper and deeper. I start to understand what they like, which type of job they do, where they go. I can start even to understand who is giving them IT systems, who is supporting those people. I can even go further and try to understand if I want to breach their communication, which type of system they're using. So in somehow, I can even get in their server and decide to control it. I didn't do it. I can even find their emails and not why, and I can start to find people in Instagram or in Facebook or whatever they do, what they like, what they don't like. I can even find emails they sent. And because they sent email, probably, I can write a fake email and simulate to be somebody else to convince a person to do what I want. And why not? I can see their private moment, which people they like, why they went there. And why not? I can know where you go to listen to music. And those are all reels by people that work for Festa delle Scienze. And why not? I can see where you go for gym. I can even know which restaurants you like. And to finish, I can even know where you buy cigarettes. So I can know from a single website, I can start to understand all the people that are connected, their habits, where they live, which restaurants they go, what they do, where they buy the cigarettes. Now, if I'm a crazy person, I can use this information. But if I'm not crazy, and probably I want to do something because I'm ordered by somebody to do something against you, this information can be useful for me if I know where you are, what you do, what you like, which people you kiss, and which one you don't kiss. So what really changed? Again, I go back to my previous sample. Something's really good. I'm not saying the internet is negative. It's my life. They give me quite a good money to work with the internet. Clearly, we were able to automatize many processes. And today, if you want to produce a new good, you can start from the beginning of the chain and go to the end of the chain, automatize all the processes, and get in a new phone in 3 days. In the past, it was really difficult. But what we also happen in this cyber revolution, that if the Syrian Electronic Army, that is a group of hackers that belongs to Syria, are able to hack, or hack, as the British say, to hack the Obama Twitter account and simulate that somebody is bombing the White House, because everybody, all of us, we trust much more today a Twitter account than more than a person that you see, like you see me today, face to face.
it's going to happen that you have a damage. Try to understand me, of 136 billion in 5 minutes. Now, try to follow me. If you see the peak that goes down, in that moment, there are people that were able to earn 136 billion in 5 minutes. You have to work all your life for 6,000 when you're good, monthly, okay? They give you 2-3K per month to work. This guy made 136 billion in 5 minutes hacking a stupid Twitter account. Because when they put in Twitter, Obama is injured, and we were able to bomb the White House, all the financial guys decided to move the money out of the New York out to other cities immediately. Try to understand what I'm talking about. So what really changed now? Let's go. That's what really changed. I love this one. It's my invention and I like it. 20 years ago, you have to go to a person and tell me, where were you born? Okay? What's your car? Who are your friends? And the guy was gonna say, hey man, I don't know you. Why are you asking me all those things? Why should I tell you? No need today. You are telling to us everything we don't need to ask you. You're already telling me. You're just transferring from an app to another app all your information. Your brain is connected to another brain through an internet channel. I just need to be in the middle. I don't need to stay on the left side, on the right side, I just need to be in the middle. Who can tell me what is wrong on this one? Google says that probably Russians are behind Trump's victory. This is somehow confirmed by Putin's Facebook page. I want to see one of you say, I know what it is. What is wrong with this one? Who is Google? Who is Facebook? We send sometimes we do experiment with friends and we write stupid things. Putin said in his Facebook page that tomorrow is going to bomb China. You cannot imagine. Thousands, millions of people start to say, oh, this is no, should never happen. How this and this and that. Who is Facebook? He said, your friend is Marco? Is Giovanni? Who is Facebook? It's nobody. This hacker was able to, you can go to Google and put a map, put a telephone number, and say, if you want to contact me, this is my telephone number. What this hacker did, put it there, a fake number of FBI in USA. He started to get connected, all the people that were calling FBI, he was getting the phone call, redirecting the real phone call to FBI, so the FBI and the people that were really in touch, he was just listening. Oh, thank you so much. So you go to Google, and you say, oh, I have a problem, let me call the secret services in Italy. You go to Google, you find the number, you call. Who told you it's the real one? How do you know? And fake news. Now, everybody's talking about fake news. Yesterday, now Zuckerberg, we are gonna stop fake news. Google, we are gonna stop fake news. Guys, fake news is not just in a crazy guy that says, let me write something stupid and I wanna see the reaction. When you write a fake news, you see the reaction of people. So you know how to control them the day after. That's why you prepare a fake news. If tomorrow I'm gonna say, I hate Gentiloni, if all the people start to say, you're right, you should hate Gentiloni. Gentiloni is not a good premier. But if everybody say, no, you should not hate Gentiloni, he's a fantastic premier. I know that people love Gentiloni. I don't need to ask them, they're gonna tell me automatically, beautiful, fantastic. So another hacker decided to make a really nice experiment. I know this guy is a great guy. What he did, he disliked whatever his social network. He decided to have some Instagram channel, Facebook channel, and so on, and decided to start automatically like whatever people were putting in a channel, okay? So you push an image in an Instagram channel, this guy was gonna automatically, with a tool, with a software, say, I like it. It was an experiment. The result was everybody started to love him because he liked everybody, so everybody liked him. And he started to be invited to parties. You should come to us. We are going to offer for you a dinner. It went so crazy, the experiment. Anyway, what is really important? Sorry, this is important. It's been proved that 30-40% of the people spend the time to talk about them. You meet a person,
And because you are a bit insecure, you know, you think you are not special, the first thing you do, you talk about yourself. You should never do it. Tell the other to talk. Oh, you know, I'm an engineer at the International Atomic Energy. I'm so cool. I'm so good. I don't need to say that. If you like me, you like me. If you don't like me, goodbye. What changed? In internet, people use 80% of the time talking about themselves. Double. You use internet mainly to talk about yourself, to dislike somebody, to like somebody, to say, I agree, I disagree. 80% of the time you're talking about yourself. Big difference. So what happened to this guy anyway, that I go fast. And other really also important, you love to put a like. Just with a simple click, you think you have done something. I told you I like you. Or I told you I dislike you. What the? It's just a click. It's not an, I don't know, a thought. It's not a discussion. It's not something more than that. Some other more. And what happened also, I go fast here. That's another problem. By the way, guys, sorry, I forgot something. Internet trusts us, but you don't trust yourself. Has been proven that people like to take selfie, not because they're beautiful, because they want to see how the others see them. When you take a selfie, you think, oh, if I push this picture, that's the way they see me. Do you need to know how they see you? Don't you know in your brain how you are? Has been really proven. Selfie is a nice trick to see who you are. So, it's called the looking glass self effect. You trust so little yourself that you need to know how the others see you. It's so important. Guys, it's normal. Huh? It's not that somebody comes to me and everybody start to say, Max, you're really a disliking person. I'm happy. I'm really lucky because I don't care much. But see, clearly, people want to know how the others think about, what they think about them, how they look like. Well, my opinion is not so important. So you can tell me, okay, Max, you're really stressing me now. I have enough for you. I'm going to leave this room. Don't talk to you anymore. I haven't sold my soul. You think so, but you did. When you decided to have a Facebook account, you just click. How many of you read what is called Terms of Services? Can you raise your hand? You know what is a Terms of Service? How many of you, before when he was creating a Facebook account, decided to read the whole Terms of Services? Nobody, not even people that work in IT security. I checked with most of my friends, really specialists, nobody did. So you didn't notice that there was a something really long written there when you click on agree. They mainly say that whatever you do in Facebook is not your property. And whatever you do can be used against you. And whichever picture you send is not yours. And the people you love are not the people you love. Is written there, but you just click agree, because they got you used to just click. So what they do, they put, I agree, sorry, I don't in Italian, I don't remember, but anyway, sono d'accordo, I agree, and then there is their terms of services nobody read, because you have to scroll down and read and read and read, and pages and pages and pages, nobody does it. If you have a problem tomorrow, they're gonna tell you, you agree. That's it, okay? Whichever you publish content, public can be used against you. That's what they tell you. Okay? Instagram, in my words, we reserve the right to modify or terminate the service. So when you complain that Instagram is not working, they're telling you, we give you this for free, so don't complain. Okay? You are the solely responsible for your interaction. If you somebody commits suicide, because you start to put stupid picture of this person on Instagram, they're gonna take you to a judge. Instagram doesn't care, it's your problem. You sign all these things, guy, you click on agree, you decided to sign. You agree that you are responsible for all data changes through use of our service. And by the way, you have decided to sign our policy. What's up? The most secure piece of software written at the moment. It's the only one I use. WhatsApp is really secure. That's why I use by terrorists. Okay? But WhatsApp tell you that if tomorrow there is a problem, they're gonna take you with a flight and take you for the federal, because of the Federal Arbitration Act, they're gonna take you somewhere in California, if I remember well, anyway, somewhere there, and you're gonna be judged by an American judge.
Don't even try to say I'm Italian, sorry. Somebody committed suicide because I sent something stupid WhatsApp. They're gonna tell you, we don't care, you agree. Now you fly here, or we can cannot take you. Google. I'm gonna skip Google, it's too much, even for me. You don't know how much you agreed on Google. They can check your machine, they can check what you do. You sign it. And by the way, Trump, 2 weeks ago, decided to have a new law in US where those organizations, those companies can exchange all the data. So if Facebook is gonna ask Google, that's gonna ask Microsoft, I wanna have all the data about Massimiliano Falcinelli, they're gonna send it to him. If I complain, they're gonna say, it's a law. You have problems? Come, we wait for you in California. We have a really nice federal law here. So, who spies who? Have you never seen rooms like this? I saw many because of my job. It's impressive. How come you think everything is free, you go to the internet? How come we're spending millions to build rooms like this then? They're impressive. I was in NSA, everybody hears about NSA for Snowden. They didn't show me much clearly, only the entrance mainly. Then they say, Max, we don't trust you, go away. It's impressive, guys. It's impressive what you see with your eyes. How much they check. How come they're spending millions to build rooms like this to control what's going on the internet? How come we build rooms like this? Millions for nothing? Do you spend millions for nothing? Do you go to buy a car? You say, I'll give you 10 millions, but I don't want a car? If you come to me, I'm gonna give you a no car for 10 millions. And so on. Because of that, there was one of the most famous attacks in the world, Red October, performed by Russians. They was spying mainly the entire world. Organization, institution, offices, president, minister, everybody. And by the way, this guy, clever guy in Australia, he was able to capture many cheats, okay? People that were cheating on that section. You have to pay taxes. You say, I only earn 5,000 per month. And this guy just started to check all their Facebook accounts, all their Instagram accounts. Then he went to this guy and said, but if you earn 5K per month, how can you have a beautiful yacht? How can you go every day to Maldives? How can you take the most expensive flight to New York? 140 persons arrested. Not because they were not clever, because they were using Facebook. Okay? Now, NSA was spying Germany, we all know. Sorry, I think I... Okay, NSA was spying Germany. 1 week ago, has been discovered that Germany was paying was spying Interpol. Everybody spy everybody. And then you're gonna say, okay, Max, you know what? I'm not gonna use anymore any social network. You are really scaring me. I'm sorry for those guys. Doesn't matter. I can track you with your simple Wi-Fi. That's why my wife is always off. Okay? I can know where you are, where you were during the day. Because your machine continually does what is called beaconing. Because you have a Wi-Fi at home, Wi-Fi at school, your phone, how does it know to which should connect? Continuously say, are you Wi-Fi 034? No. Are you Wi-Fi staying there? If I put some antennas here, I'm gonna say, yes, it's me, tell me, what do you want? I'm sorry, I'm lost, I would like to connect to my house. Please, I'm your house. So I know who you are now. I found it myself in Ljubljana. I was in Ljubljana doing shop, and you see, you don't know this because you walk, they are on the floor. Oh, yeah? On the floor or at the top. There are some antennas. They check all the people, which Wi-Fi they use, their Bluetooth connection. This is close to my house, really at the cross before the street where I live. They check all the Wi-Fi connection, which type of website you try to visit, even when you're working with your phone. I'm just working. They say, oh, this guy normally tries to do this. Cool. It's better we check on this guy. So you're going to tell me, you know, Max, I really have enough. I'm not going to use any internet, no Facebook, and not even any phone. Doesn't matter. We're going to fund you anyway. Because now there is a new technology that is going to develop in US, especially Russia, for facial recognition.
So it's not right, they will. They will put some cameras here and there. They just scan in your face, they know who you are, okay? And then you're gonna say, I'm gonna cover my face. They are even building something that can read movement of lips. So they don't only know who I am, also they know what I'm saying, like a robot. Okay, almost done, guys. I don't want to stress you too much. Now, the problem is that all those security is not an issue only for us as private, but also because it's becoming difficult to protect people. Because the organization companies care about the situation, like WhatsApp, they have a really strong encryption. Also, the people that work on the dark side, like terrorists, they want to use safe environment. Therefore, now, they are using a lot of those tools, and it's difficult to discover them. What happened in London, the guy was writing to his friends in WhatsApp and saying, I'm gonna kill people in London. Now, the police, Scotland Yard, was not able to hijack this connection because it's encrypted. So it's becoming a big problem. Governments, before they were asking those companies to have a lot of security, otherwise it's too easy to find out something about you. But now that we have so much security, it's becoming difficult for them to also control people like terrorists. ISIS have a kind of shop list. When you are a terrorist that join ISIS, they tell you if you want to communicate to us, you have to use Signal. You know what is Signal? It's the only application I use in my phone, written by a friend of mine from Geneva. It's an encrypted phone call, really secure. I know the guy that invented, great guy. Chat secure, Telegram, it's quite secure, silent text, and so on and so on. Those are the applications. ISIS tell you, you wanna be a fighter for us, you wanna communicate with us or to us, those are the apps you have to use, man. Anyway, what's the cost of cybercrime today? Only in Italy is 9 billion. Another big issue, cyberbullying. We were just discussing a few minutes ago with Marina, becoming a big problem, guys. Sometimes you know, I don't know. Probably I was also really stupid when I was young. And no, I was stupid. But the problem is, it was different, no? I have a friend of mine here on the second row. When we were fighting on the street, face to face. Today you send, something bad about a person, an image, and everybody start to say bad things, and the guy get depressed in 10 minutes. Oh, I won't go out of my house today. Look what they're saying about me. Horrible. Has been calculated 26% of students are subjected to cyberbullying. 23.5% are making it. 60% of all the students in Italy, they have an open profile. They don't realize that whatever they say in Facebook can be captured by somebody else. They simply don't realize it. We also had some issue of cyber espionage. You are all aware what happened to Renzi and other people. And the last one, the next step. This is a word that won't stop. Guys, I started, my first computer was a Commodore. I had my first 8086 when I was studying engineering. And now I work with big systems all my life. My life is crazy. I'm always full of PC around me. And it's not gonna stop. There is nothing to stop it. So the next step is artificial intelligence, okay? You know many things. You know what is a bot? That you send a message to WhatsApp, you get an automatic message, it looks like, originated by a person, by indirectly as a machine. They are studying so much about it. The way to reply to people, to news, to whatever, no, done by machines. Machines that get the input from human beings, calculate this input, and generate the right input, the thing you would like to listen to. So they don't even need to click anymore. It's gonna happen in the next 3-4 years. No, I mean, today it's really fast. It's not something that evolves slowly and day by day, you have to wait. It's gonna take 3-4 years maximum. And to finish, discussion I had with Marina, we see many things in common with Marina.
Be careful what you do in internet, because today a lot of people don't get a job simply because they were what they were saying in the past in internet. Okay? Recruiter, headhunters, check your profile. Come to people not like me because I work for United Nations. They cannot come to me. But I have friends that they get a lot of money to do what is called background check. So you are the best at the university. You're really cool. You're good. Your mommy loves you. Your puppy desires you. But you find the job of your life and you apply for it. The guy goes to one of my friends that is a specialist. I say, can you tell me what this guy was doing in the past? And this guy's going to say, that day was drunk in a discotheque. He hates, I don't know, Catholics. I don't want to say Muslim. Or whatever you are. He hates French people. Or he hates Swedish. Who cares? And plus, it's not so correct. Most of their friends, most of his friends are saying that he's not a correct person. That guy's not going to get a job. They do so much background check today in internet about what you think and what you do. So that was mainly the end. Grazie. Did I take too much time or too less or whatever? No, we are right in time. So thank you so much. Have a good day. Se ci sono domande, siamo a disposizione. È a disposizione. No questions. Single one, try. Be courageous. Be smart. Nothing. Yeah, single one there. Avete un microfono? Lo stanno prendendo. Sì, sì. Possiamo parlare anche in italiano, eh? Se vuoi venire qui, intanto che portano il microfono. Hai i microfoni per caso? Sì, sì. Eccolo, eccolo, dovrebbe arrivare. Buongiorno. Lei ha detto che lavora con internet, quindi non ha detto che lo odia proprio per questo, però ha detto che allo stesso tempo c'è gente che potrebbe probabilmente ci spia, cose così, quindi, e che in un futuro non molto lontano potremmo essere più tutti più smart, tra virgolette, ma tutto questo sarà più sicuro oppure continuerà a essere come adesso o magari peggio? Ottima domanda, veramente, ottima. Allora, innanzitutto io dicevo a Marina, devo stare molto attento a quello che dico, io oggi qua sono come un privato, ok? Quindi non posso mai dire cosa faccio io. No, certo. Però questo te lo chiedo come un favore personale, diciamo. È una specie di lotta, una specie di guerra, avere informazioni, no? Avere il più possibile informazioni rispetto alla società, alle persone, al mondo, a quello che è un bene di lusso. Quindi e l'uomo dipende da come sei tu, l'uomo non è tutto buono, tutto cattivo, l'uomo ha aspirazioni e ha obiettivi, giusto? Sì. Quello che succede dipende dal tuo obiettivo. Sarà più sicuro? Sicuramente. Il problema è che non tutti vogliono la sicurezza. Ti ho fatto l'esempio di WhatsApp non a caso. Scotland Yard sta andando ai sviluppatori di Facebook e gli sta dicendo: a noi ci dovete dare una backdoor. Perché quello che è capitato, a Londra, quello che è capitato a Londra non deve più capitare, ok? Quindi io voglio spiare tutte le persone che usano WhatsApp. Ovviamente Facebook gli ha detto: non lo farò mai, perché altrimenti nessuno userà più WhatsApp. Ma è una guerra, quindi che succede? C'è tutta una parte che io ho studiato per anni, no? Ora parliamo di quasi 20 anni, che è quella che si chiama hackeraggio. Ora, una volta chiamavamo hacker o hacker all'italiana quelli che semplicemente ti mandavano uno stupido messaggio sulla tua macchina, oggi è qualcos'altro. Ci sono organizzazioni che vengono strapagate per riuscire a entrare in sistemi che noi reputiamo sicuri, per poi fornire queste informazioni a chi gliele chiede.
Quindi è una lotta, sarà più sicuro sicuramente, no? 20 anni fa non usavamo nessuna encryption, oggi la usiamo tantissimo come WhatsApp, ma ci sono anche interessi che non posso spiegarti io adesso, anche perché non li conosco tutti ovviamente. Io conosco i miei attori, io conosco le mie persone, io ho i miei contatti, perché poi è un mondo molto vasto, difficile da capire. È un mondo che si basa, alla fine siamo persone, ci stanno cercando di trasformare come computer. Io amo internet, cerca di capirmi, è il mio lavoro. Okay? Io, cioè, il computer l'ho visto nascere e tutto il giorno studio io. Cioè, io 2-3 ore al giorno della mia vita io studio, perché è talmente veloce oggi che i miei ragazzi sono così esperti che se non studio mi iniziano a ridere in faccia quando vengono da me e dico: possiamo fare così, così, così? Se mi iniziano a dire: facciamo un GPL routing e ci mettiamo un MPLSEC, eh? Che ne dici, Massi? E io che gli posso dire: bah, fai tu. Devo capire cosa dicono. Quindi lo amo come mondo, però ti dico che ha dei rischi enormi. E il rischio enorme, ripeto, perché mi dici chi sei, se non te l'ho chiesto? Certo. Spero di aver risposto. Sì, grazie. Qualcun altro? Hai detto che usi solo WhatsApp, no? Però per usare WhatsApp devi avere un account o Google, perché usi Android, o iOS, e quindi Mac. E quindi ti chiedo la conferma di questo. Allora, ti rispondo in maniera molto vaga, perché ovviamente sto in pubblico adesso, quindi mi darebbe fastidio fare affermazioni sbagliate, ok? Diciamo che io uso iOS, ok? Io uso iOS. E WhatsApp a livello di trasmissione è molto sicuro, perché usa quella che è chiamata end-to-end encryption, la chiave è generata ogni 3 millisecondi, ed è sicurissima, non ci si riesce, perché tra il momento che tu catturi una trasmissione e la decifri, sì, però io non ti ho detto solo quello che uso io, non ti ho detto quella. E però ti dico una cosa importante, nessun sistema è sicuro, cioè se io hackero la tua macchina, tu puoi usare l'encryption che ti pare, io sto nella memoria della tua macchina, e la tua macchina per criptare deve usare la memoria, quindi io vedo quello che tu scrivi prima che venga criptato. Quindi quando si parla di vulnerabilità di sistemi, io ne trovo una per arrivare all'altro. Quindi niente è sicuro. No, non è l'unica, ma è una crittografia molto potente, perché è hand to hand. Hai detto solo un account, non serve solo quello di WhatsApp, perché quindi la velocità era che sul server per arrivare a WhatsApp ti serve un telefono, per usare un telefono devi averci con due. Ah, chiaro. Chiaro. C'hai due attori fondamentali che ti mettono in piedi, quindi visto che parlavi di Google, il dubbio comunque era anche sull'account Apple, e comunque anche quello sono la disponibile. Chiaro. Era proprio per capire. È molto vasta la. Posso fare una domanda io? Io proprio semplice, perché io e internet, come dicevo prima, siamo due rette proprio super parallele, non si incontreranno mai. Una domanda: se io oggi posto una foto, magari che sono in una posa particolare, o scrivo un mio pensiero politico, o posto qualcosa, insomma, metto ovunque, sia un social network oppure scrivo su Google, e poi lo cancello, riesco a cancellarlo e lo tolgo. È cancellato definitivamente? Oppure qualcuno può rientrare, può ritirarlo fuori, può riutilizzarlo a nome mio, insomma? Sono sicura che quando l'ho tolto, l'ho tolto? Lo dico soprattutto per i giovani, che magari oggi mettono una foto. Allora, quanto dura? Anche se WhatsApp ora metterà questa feature come hai Snapchat, no? Che mandi un messaggio e viene automaticamente cancellato dopo 10 secondi. Quindi io userei sicuramente Snapchat. Detto questo, non c'è mai la certezza. Innanzitutto per due motivi. Uno è che tu il dato l'hai mandato, non è più sulla tua macchina, è su un server. Quindi se poi quelli là replicano questo dato per un semplice backup, ad esempio, anche loro hanno bisogno di fare backup. Se domani l'infrastruttura va giù, anch'io faccio molti backup,
se la tua infrastruttura va giù e devi ricostruire tutto, è un backup, quindi vuol dire che già l'hai salvati da qualche altra parte. Poi se da là c'è qualche altro attore che è capace di prenderli, io non lo so, ma non è solo questo. Oggi c'è una disciplina che si chiama OSINT, di cui io sono specialista, che amo, che si chiama Open Source Intelligence. E ci sono persone che scrivono tantissimi tool che sniffano, diciamo così, continuamente il mondo internet, come può essere Facebook, Twitter, con delle chiavi, e appena hanno il sentore che ha un'informazione che gli interessa, loro ne fanno una copia. Quindi se tu sei ad esempio uno che politicamente in questo momento pensano che sei un estremista, tu appena mandi qualcosa, quelli hanno, pum, lo ciucciano e lo copiano da qualche parte e se lo mantengono. Quindi la certezza non ce l'avrai mai. Chiaro, quando WhatsApp metterà ora questa feature, è già una garanzia, almeno tu la mandi a un gruppo o delle persone, ma se la mandi a me, io in 3 secondi la giro, la copio, o se scrivo un tool che in automatico lo fa, addio. E come possiamo proteggerci? Visto che siamo fanatici, io per dire ogni tanto mi piace, sfilo la Quintana, metto la foto della Quintana. Però voglio proteggermi, cioè, esistono dei sistemi più sicuri rispetto ad altri oppure no ancora? Comunque sì, l'hai detto prima che non siamo mai e comunque mai protetti, però un filtro, un qualcosa che funzioni di più rispetto a quello che posso sapere io, che ripeto non ci capisco niente. Allora abbiamo deciso, no, va benissimo, a me fa piacere, abbiamo deciso di darci del tu, no? Allora, la sicurezza totale non esiste, ripeto, ma è un problema di target. Se tu sei un target che ha un valore enorme per alcuni attori, lì ci vanno a spendere i milioni. Noi abbiamo calcolato una volta, studiando un caso, che secondo noi, un caso in cui ho aiutato degli americani, probabilmente questi hanno speso 100 milioni per arrivare al telefono di una persona, 100 milioni. Questo è quello che abbiamo calcolato. Che significa? Che l'informazione che ne avrebbero tratto valeva molto più di 100 milioni, valore che può essere monetario o politico. Ad ogni modo, quella persona vale 100 milioni. Ora, una persona come me, forse possa avere un pochino più di interesse perché stanno in lavoro all'agenzia, però non ci vanno a spendere 100 milioni, ok? Detto questo, ci sono delle regole basiche, ad esempio il two factor authentication, non so come si dice in italiano, che tu quando ti fai l'autenticazione con l'account ti arriva anche un messaggio sul telefono, quella tu, su tutti i vostri account, non ci devi nemmeno pensare, la prima cosa da fare è che rubarvi una password è una cosa da bambini ormai, e fare aggiornamenti continui sul telefonino, importantissimo, non è un caso che continuamente il telefonino ti dice che si deve aggiornare. Quelle sono chiamate vulnerabilità, quella appena è fuori, ci sono al mondo almeno 1000, 2000, 3000 persone capaci di prenderla. Quegli aggiornamenti è basilare totalmente, cioè se il computer, se il tuo telefonino non ce la fa più perché memoria o disco, lo vai a comprare uno nuovo. Perché tu a volte visiti un sito web e automaticamente sei hackerato. Poi perché lo fanno? Perché questa è una domanda che mi piace molto e ti spiego perché. Perché questa è una domanda che mi fanno spesso alle conferenze. Perché lo fanno? Tant'è vero che io all'11 sarò a Malta e l'ho chiamata non come mai, non quando, non come, chiediti perché, rispetto agli attacchi informatici. Cioè, perché li fanno? Loro, ci sono 3 gruppi differenti di persone esperte. Chi ti diceva un target? Sono ingegneri bravissimi, qualcuno va là e gli dice allora, vostro guadagno sono 20.000 euro al mese, investimento sono 3 milioni, quella persona, boom, e c'hai 6 mesi di tempo. Sono altri che lo fanno per soldi, puri soldi, prendere le tue carte di credito, trasferire $1, $2, non se ne accorgono nemmeno le banche, perché le banche vanno su cifre un po' diverse, hanno un sacco di business intelligence, ma hanno anche milioni di transazioni, non è facile verificarle, quindi quello che fanno, rubano 50.000 carte di credito, trasferiscono $1, so 50.000 euro in un giorno. Bella robina. Carte di identità, che tu hai mandato tramite mail, fantastico, amano. What is called identity theft. Quella è importantissima, perché se io devo fare una truffa in America, non mi posso mica presentare con un documento italiano e la residenza a Vienna. Giusto? Quindi usano la carta di identità rubata a un americano che magari sanno che per 2 mesi non vive più in America e ci costruiscono il caso sopra. Le macchine, perché hackerano così tanti computer? E
tanti non lo capiscono. Se io hackero una carta di credito americana, giusto? E sono russo. Oh, ragazzi, prendo a caso, tanto ormai è mondiale la cosa, quindi possono essere indonesiani, russi, ormai di tutto. Quindi non è cosa politica la mia. Scusate, questa, lavorando nelle Nazioni Unite sto molto attento. Allora, sono russo, rubo una carta di identità americana, una carta di credito americana, e voglio comprare qualcosa pagando, usando il tuo PayPal account, e voglio farmi spedire l'oggetto, voglio farmi spedire l'oggetto da un amico mio, a un mio amico a New York. Se io faccio la transazione dalla Russia con una carta di credito americana da un computer russo, la banca ha i suoi sistemi, boom, bloccato subito. Allora hackero la tua macchina in America, che nemmeno lo sai, che la uso come proxy, quello che si chiama proxy o reverse proxy, cioè io mi connetto alla tua macchina, che a un certo punto fa da tunnel dei miei dati, con cui mi faccio tutta la transazione, e quelli spediscono la roba al mio mule, li chiamano mule, sono persone, guardate, è un mondo affascinante per certi versi, ritorno al ragazzo che mi ha fatto la domanda, cioè è che io ho abbastanza expertise, ma è un mondo che amo perché è affascinante, ad esempio i mule, che sono quelli che vanno a prendere gli oggetti, perché vi siete mai chiesti, io rubo la tua carta di credito e ci compro un telefonino, ma come lo prendo sto telefonino? Cioè, vado io, non so, pazzo? Allora, cioè, ci sono tutta una serie di canali che ti puoi connettere con Artsy Channel o sul Darknet, con il Tor Browser, tutta una, quelle che chiamiamo Dark Chat, dove tu, ragazzo di 20 anni che dici ma che me ne importa, tanto sto mondo è uno schifo, che me ne importa a me, perché hai 20 anni e non ti rendi conto in che guaio ti stai mettendo, ti colleghi e dici voglio essere un vostro mule. Loro ti fanno un'indagine, mule è il mule, no? L'animale, il mulo. E apposta li chiamano muli perché portano la roba. Tu ti colleghi, loro cercano di capire se si possono fidare di te, perché spesso potresti essere un infiltrato della polizia o dei servizi segreti. Dopodiché, che succede? Una volta che si fidano di te, ti danno il tuo account, ti danno tutte le tue cose e ti iniziano a dire: ok, vai, ti arriverà il telefonino su questa mailbox newyorkese, Fifth Avenue 456, vai là. Ci sarà uno, ti dà la chiave, apri e me lo porti. Lo vendi a $400, 100 sono per te, 300 li mandi a me. È come funziona il sistema. Se no, fa spavento, è enorme, parliamo di miliardi all'anno. Che succede ora? Perché, per tornare al discorso, sì, ti chiudo la picture, perché uso la tua macchina? Perché se lo faccio dalla mia macchina, la banca russa, la banca americana, transazione russa, boom, bloccata. Invece uso la tua macchina, però non solo, il mio nome non è là. La carta d'identità l'ho rubata a lei, il computer l'ho preso a te in America, a prendere il telefonino ci va il ragazzino di 20 anni, di me non sanno nulla, se va male che me ne importa, se va bene ho guadagnato $300 senza far nulla. Se scoprono e fanno un'indagine, e abbiamo avuto un sacco di casi, no abbiamo, perché non lavoro su questo, però ho amici che lavorano all'Interpol, Europol, roba così, quindi quando fanno l'indagine, poi sono pubbliche, le puoi trovare, ti manderò dei link. E tanti diventano pubbliche dopo un po'. Ovviamente se parte l'indagine e non arrivano all'hacker russo vengono a casa tua, perché trovano l'IP address della tua macchina, si è collegato da Washington DC, è la prima persona che vanno a controllare, sei te, poi magari capiscono subito che non sei te, perché però iniziano a vedere le tue, chi sei. Quindi quello che succede è che inizieranno a spiare tutte le tue mosse, perché dicono questo ha fatto una transazione con una carta di credito rubata. E dopo magari chiuderanno il caso, però le tue informazioni ora sono là, cioè di te sanno un bel po' ora, perché devono capire se ti devono arrestare o no, insomma. Non è che possono andare in giro ad arrestare centinaia di persone tutto il giorno. Quindi quello che fanno tutta una serie di automazioni, di ricerca per dire, questo è stato hackerato, via, non è lui, questo è stato hackerato. Però per farlo devono un po', ad esempio se hanno usato un PayPal account dalla tua macchina, sicuramente, e anche tu hai PayPal, sicuramente andranno a vedersi, no? Mi sembra logico, quante volte fai transazioni con PayPal, io farei uguale. Cioè c'è tutto un automatismo dietro, non voglio mettere paura a nessuno, cerchiamo di capirci. Tornando alla tua domanda, cosa faccio io? Io non uso molto il computer. Quando me lo chiedono... Vale la pena? Per esempio io non lo utilizzo. No, il banking, le banche devono essere sicure per forza, dipende da quali. Anche lì il famoso attacco che è successo nelle Filippine un anno fa, sullo Swift Network. Lo Swift Network è il network che connette le banche.
sono network che fanno transazioni in automatico con tutta una procedura precisa. Le Filippine portarono via 83 milioni in una notte ed erano vicini a portarsi via 1 miliardo. Tu pensa che non è successo perché l'hacker si è sbagliato a scrivere una lettera sulla seconda transazione, per cui quando è arrivata in America la transazione, hanno letto il nome della banca a cui i soldi sarebbero dovuti essere trasferiti, qualcuno ha detto: ma questi fanno transazioni da centinaia di anni e sbagliano il nome di una banca? Se no passava. Quindi che succede? Le banche sono molto sicure, cioè le banche italiane, le banche europee ci lavorano tanto sulla sicurezza. Poi non posso dire più di questo. Scusate, parlo troppo. Sono folignate alla fine. Prego. Allora, io volevo chiedere, riguardo comunque il fatto che Facebook adesso non è più soltanto Facebook, ma anche WhatsApp, Instagram, e poi soprattutto dispositivi come Alexa, come anche io di Amazon, sono molto inquietanti dal mio punto di vista, perché stanno lì a ascoltare tutto quello che succede in casa tua continuamente. In questa situazione è concepibile il fatto che Zuckerberg abbia lasciato intuire che vuole candidarsi, insomma, per le presidenziali americane? Perché a me sembra un conflitto di interessi gigantesco. Allora, ripeto, l'avevo già detto a Marina, io devo chiedere scusa a questo. Io a livello politico non dico mai nulla, ok? Ho un ruolo preciso, io rispondo a tutto il mondo nelle mie funzioni e non lo farei mai, dovrei chiedere dei permessi speciali e quindi ti chiedo perdono per questo. E non lo faccio perché, per rispetto anche del ruolo che ho, l'agenzia atomica lavora per tutto il mondo, quindi io non faccio mai affermazioni politiche, non perché ne ho paura. Se un giorno sarò un cittadino privato normale, nel senso che sarò su un'isola come spero che succederà senza computer, magari manderò qualche piccione con i miei messaggi. Detto questo, Alexa, sono d'accordo con te, non so se avete sentito il Vault 7 di Wikileaks, quello che è successo da poco. Il Vault 7, è successo che qualcuno, a me sembra stranissimo questo, ha preso sostanzialmente tutti i dati della CIA, tutti, e l'ha messo in pubblico, l'ha dati a Wikileaks. L'hanno chiamato Vault 7, Vault, perché ne rilasceranno altri 6 già, ma già il primo ci ha abbastanza scioccato. Scioccato non nel senso di quello che fanno, a me quello che ha scioccato è che hanno preso questi dati, perché ci arrivo subito. Su quello hanno scoperto una vulnerabilità che veniva usata sui televisori Samsung, non so se l'hai sentita. Quindi sostanzialmente loro hanno trovato il modo, siccome Samsung e le Smart TV sono connessi a internet, hanno trovato il modo di accendere il microfono sulla televisione e ascoltarsi. Questo può capitare a qualsiasi oggetto tipo questo, probabilmente. Se adesso mi vogliono ascoltare, parliamoci chiaro. Non su questo, però in teoria. Che succede? In verità è anche difficile utilizzarli questi dati, nel senso che se io mi metto a spiare, al momento abbiamo 3 miliardi e 763 milioni di persone connesse a internet, una cifra assurda, che comunicano, parlano, mandano, girano. Questi dati sono una marea di dati, solo per fare lo storage di questi dati ci vogliono delle caserme intere. Poi una volta che hai fatto lo storage, c'è un processo che si chiama indicizzare questi dati, devi lavorare. Fatto l'indicizzazione devi fare quella che si chiama correlation. Perché devo essere interessato a te che dici odio Massimiliano rispetto a lei che dice odio il fratello di Massimiliano? Non è così semplice. E poi una volta che l'ho fatto devo verificare. Quindi capisci che non è così semplice, nemmeno per chi in teoria volesse analizzare questi dati. Tornando a Zuckerberg, e non ti dico quello che penso, beh, io se fossi lui come persona, tutti abbiamo un po' di, come si può dire, siamo un po' orgogliosi, no, di quello che facciamo nella vita. Beh, uno che è riuscito a convincere 2 miliardi di persone a dirgli tutto il giorno quello che pensa, non è cosetta da così, non ci è riuscito nessun altro a sto mondo. Lui parla tantissimo di libertà in cui credo, e credo che anche lui penso creda. Ma cos'è la libertà? Cioè, non voglio far filosofo adesso, ma qual è la libertà? La libertà è dire quello che pensi? Non sono così d'accordo io su questo. Secondo me le libertà sono molte altre cose. Si proporrà? Beh, non adesso, non credo sia così semplice. Ancora l'uomo sta un pochino indietro e c'è tanto da fare. Non è che arriva lui e dice sono il presidente del mondo, perché
probabilmente quello che abita a Delhi dice ma non mi rappresenti anche se uso Facebook. Però certamente, ripeto, immagina te essere una persona che ha un sistema utilizzato da 2 miliardi di persone che continuamente dicono quello che mangiano, quello che bevono, quello che odiano, quello che amano, quello che pensano, se sono felici, se non sono felici, se amano, se si stanno per uccidere, se non si stanno per uccidere. Ti darebbe un, non lo so, quello che pensi. Beh, abbastanza, un vantaggio abbastanza alto. Allora, la mia domanda è in che modo la cyber security sarà importante nella politica internazionale? Per fare un esempio, un paese membro del DISEC, la Commissione delle Nazioni Unite che parla del disarmo nucleare, quanto è importante avere una squadra di cyber security che controlla e aiuta il lavoro degli ambasciatori? Grazie. Credo importantissimo, ma non soltanto per lo specifico ambasciatore che in un certo paese comunica al Ministero degli Esteri italiani o quant'altro. Io credo che sia fondamentale per principio. L'informazione va resa sicura a priori, anche se non sai se può essere utilizzato o no. Questo è il mio concetto. La comunicazione deve essere sicura a priori. Quindi la cyber security sicuramente sta prendendo, io lo vedo nel ruolo mio, ti dico che è diventato anche abbastanza stressante, non era così qualche anno fa, è diventato sicuramente importantissimo, ma non solo perché le persone, ora tutti ne parlano e tutti, oddio, Jäger, che mi sembra, mi dà anche fastidio come parola, una parola che odio, Jäger, che secondo me non significa nulla. Però ripeto, oggi il problema non è il fatto, come si può dire, comunichiamo sempre di più e comunicheremo sempre di più e salviamo questi dati sempre di più e condividiamo questi dati sempre di più. È qualcosa che è in crescita totale. L'ultima conferenza a cui ero a Londra l'abbiamo intitolata Zeta Structure, perché dopo i petabytes a livello di dati siamo passati allo Zeta, che se lo provi a scrivere ci sono parecchi zeri, e vanno mantenuti in sicurezza. Quindi sì, è fondamentale a mio parere. Spero di aver risposto. Buongiorno, volevo sapere se la cyber security funziona anche nella deep web, perché ci sono state pochi giorni fa, mi sembra, una notizia dove nella deep web in pratica vengono spacciate le droghe e nessuno può fare niente all'incirca, da quello che ho capito, e volevo sapere se era così o no. Sì. Deep web o dark web, non è che non si può fare nulla. Come internet è nato da ARPANET, okay? Che era una rete costruita dagli americani per avere una comunicazione sicura, nel senso di riuscire a connettere 2 dots, qualsiasi cosa succeda attraverso reti connesse, perché poi se non c'è la rete non passa, a un certo punto i militari americani hanno dovuto studiare un sistema un pochino più sicuro e hanno inventato il Tor. Poi, come è successo per internet, l'hanno reso pubblico, l'hanno dato alcuni sviluppatori che hanno sviluppato il dark web. Il dark web funziona in una maniera per cui non è che sia difficile individuare cosa c'è dentro. Io, non è così ampio il dark web, io te lo posso scannerizzare tutto. Il problema è che non hai, in teoria, non sai da dove le informazioni vengono. Ogni pacchetto, così si chiama, viene spacchettato, criptato e prende strade diverse. E viene ricostruito da quelli che si chiamano exit node, che riprendono questo pacchetto e poi trasmettono al computer finale. L'unica cosa che puoi fare, se riesci a individuare il computer finale, che non ci riesci, ma supponiamo che ci riesci, perché alcuni ci riescono, l'unica cosa che puoi vedere è l'exit node, ma non puoi vedere chi è dietro a tutti gli altri dots and hopes che il pacchetto ha fatto. Ed è per questo che viene usato tantissimo per vendere armi, droga o quant'altro, perché garantisce l'anonimità
di non solo il tipo che controlla il server, ma anche di chi si connette. Quindi è molto più utile all'utilizzatore finale. Se ti ricordi l'attentato che ci fu a Berlino di quel ragazzo di origine iraniana, la prima cosa che hanno fatto, hanno indagato dove un ragazzo di 18 anni che non ha nemmeno contatti con la criminalità abbia comprato un'arma, giusto? E hanno scoperto che l'aveva comprata tramite dark web e l'aveva pagata sui $1,200. Gliel'hanno spedita tramite un mule che la portava a casa, a cui ha dovuto dare altri $300 e l'ha usata. Quindi ovviamente c'è tutta una parte di investigatori che cercano di controllare il dark web il più possibile, però come protocollo è molto difficile da controllare, perché in teoria, siccome ogni immagina, guarda, ti faccio un esempio pratico così ci capiamo. Se io voglio dire ciao, ok, dico la C a lei, la I a lei, la O a lei e la O a un altro, ma non solo, le mischio, le cambio con altre lettere, usando quella che si chiama Caesar Encryption, per dire un esempio stupido, la più semplice, vengono tutte mischiate e vanno, ogni singola lettera uscirà da un exit node diverso che con un protocollo particolare riuscirà a ricostruire ciao e mandarlo a te. Quindi è impossibile capire che ti ha detto ciao, è anche difficile capire che l'hai ottenuto tu il ciao. Quindi protegge sia te che me. È un po' difficile da tenere sotto controllo, sì, ma non è grande, ma non è questa cosa grande. Diciamo, a livello di entità, di esistenza, non è grande come internet, chiaramente. Noi parliamo di, ho detto prima, zettabytes. A livello di impatto, sì, è un bel protocollo. Ad esempio, io come specialista, è un protocollo, cioè, mi piace molto come protocollo, perché è un protocollo che garantisce sicurezza e privacy. Io non so mai se rispondo bene o no. Sì, sì. E vorrei porle una questione un po' difficile. Tre ambiti, neuroscienze, livello di stress personale, che all'incirca quello positivo è il 10% se non vado errato, e i cosiddetti filtri, perché qui si parla molto di livelli di controllo, ma chi è che fa questo filtraggio? Grazie. Ripeto che chiedo scusa, ma io mi limito molto a quello che rispondo. Filtri, se posso chiederle gentilmente di spiegarmi meglio cosa intende con filtri, perché dipende molto da paese a paese, da istituzione a istituzione. Cioè, se io prendo un colino filtro la camomilla, giusto? Ma se questi dati, come lei ha esposto riguardo alla parola ciao, chi è che filtra questi passaggi? Perché tanto si tratta sempre di reti, giusto? Che siano neuronali, o che siano informatiche, o che siano idriche, o che siano di altro genere, si tratta sempre di reti. Ecco perché io ho posto il primo ambito alle delle neuroscienze. Grazie. Internet ha creato, a mio parere, un problema enorme. Il problema enorme è che la giurisdizione di Internet non è chiara. Cioè, questo comporta dei problemi enormi. Tutte le agenzie di law enforcement hanno dei problemi enormi e sappiamo chi sono le persone che parlano tra di loro e si amano e quelli che non si amano. Le faccio un esempio stupido, tanto sono cose pubbliche, non ho nessun paura a dirlo. Se hai un problema, se sei americano e hai un problema con un inglese e abiti in Nuova Zelanda, probabilmente il problema lo risolvi, ok? Perché stai parlando del Commonwealth. Si sentono come fratelli e qualsiasi legge fanno è una copia delle leggi che hanno a livello di cybercrime. Se abiti in Sudafrica e il problema ce l'hai in Libia, chi li fa questi filtri? Non lo so. Diventa molto. È il problema più grosso che abbiamo oggi su internet, è quello che noi chiamiamo attribution. Quando c'è un qualcosa, fare l'attribuzione diventa complicatissimo per questo motivo. Tutte le persone che lavorano nel cybercrime, sapendo con certezza che le giurisdizioni non sono giurisdizioni universali, ma sono giurisdizioni locali, usano il trucco di confondere un po' le cose. Poi, rispetto ai filtri, allora, noi siamo un paese democratico, abbiamo questa grande fortuna, dovremo sempre amare l'Italia fino alla morte, come farò io, e perché siamo fortunati veramente, come molti altri paesi. L'Europa è molto sviluppata, l'America pure, e l'internet è veramente una cosa libera. Ed è per questo che abbiamo un sacco di problemi di sicurezza, d'altronde. Ci sono altri paesi che tutti lo sappiamo, come la Cina, dove il grande firewall, come lo chiamano, Big Firewall, fa dei filtri enormi.
appena dici la parola sbagliata rischi che veramente ti arriva qualcuno a bussare la porta. La Siria stessa in questo momento fa dei filtri enormi, ovviamente non vuole che i suoi dissidenti comunicano in maniera aperta e liberale. Altri paesi non li nominano, questi li sappiamo tutti, quindi è molto complessa la cosa. Ripeto, grandissimo problema, la giurisdizione è locale. Ora in Europa stiamo sviluppando il GDPR per proteggere, no, la privacy dei dati aziendali, ma se io ho il mio server in America e gli dico non avete, you were not compliant to GDPR written in Europe, quello mi guarda e mi dice I don't care, I use the Patriot Act. Spero di aver risposto di nuovo. Chiedo sempre, tante volte devo aggiungere qualcos'altro. Se non ci sono altre domande, io solo un suggerimento per i genitori. Che possono fare per aiutare soprattutto la fascia d'età proprio più piccola, perché si inizia sempre prima ad utilizzare, sembra che uno è fuori dal mondo se non utilizza Facebook o social network. Che cosa ci puoi consigliare in breve, insomma, poi no, ti lasciamo andare. Guarda, io mia figlia ovviamente usa già alcune cose. Alcune, non so se sapete, ma WhatsApp dovresti avere 13 anni per utilizzarlo. Quindi quando tu crei un bambino di 12 anni, crea un account WhatsApp, è scritto lì, in quelle cose che vi ho detto che nessuno legge, se voi le leggete bene, c'è scritto che il genitore si prende la responsabilità di qualsiasi cosa questo bambino dirà e farà. Ovviamente vogliono un maggiorenne se succede qualcosa. Quindi sicuramente parlare molto, cioè non fate l'errore di non parlare ai vostri genitori perché tanto voi non capite, voi siete arcaici, vivevate in un altro mondo, come mi dice mia figlia, sei un elefante e invece io sono moderno. È sbagliatissimo perché ragazzi non c'è da scherzare, ora non succede nulla, ma se per sbaglio qualcosa... Allora, c'è un caso famoso di un ragazzo americano che è un esperto di sicurezza, che degli hacker bravissimi, perché lo odiavano, gli hanno hackerato il suo account, hanno fatto dei danni abbastanza grandi e lui si è ritrovato arrestato dall'FBI, quando lui è un collaboratore dell'FBI, che quando l'ha visti ha detto, pensava fosse uno scherzo. Visto arrestato dai suoi amici ha detto, vabbè scherzi sì, ma questo è pesante. E quando lui ha provato a parlare, i suoi amici investigatori gli hanno detto, se dici solo un'altra parola abbiamo perfino il diritto di spararti, perché sei in America, non scherzano. Quindi è meglio che stai zitto e vieni con noi. Si è fatto 2 settimane di galera orribili, con interrogatori che non capiva, fino a che sono riuscito a capire che tutto quello che era stato fatto non era stato fatto da lui. Non ci credevano, sei uno dei più grandi esperti al mondo, come hanno fatto a farlo? Sono capaci. Perché dico questo? Parlare tanto con i figli, non nascondere troppo, non prendete sotto gioco le cose. Quella che sembra una cavolata oggi, il tipo che ha detto sei brutta e grassa e questo e quest'altro, può diventare un problema grosso, soprattutto il grande problema, lo ripeto, che si può essere reso pubblico in una maniera facilissima. Poi ci sono tanti modi di mettere in sicurezza anche un network di casa, io lo fo ad esempio, però questo dipende dalla coscienza dei genitori. Vuoi spenderci quei soldi, pensi che sia importante? È comunque limitato, perché il telefonino quando sei a casa magari sei connesso al tuo wifi router, poi vai a scuola sei connesso a un altro router, se fuori c'è il 3G oppure c'è l'LTE. Puoi mettere delle applicazioni installate sul telefonino, però devi avere il consenso di tuo figlio, sennò vai anche un po' in contrasto con... Io credo semplicemente i genitori dovrebbero parlare molto ai figli, e capire che sembra soltanto un gioco, un click e quant'altro, è invece una, come l'ho chiamata prima, una cyber revolution che sta cambiando il mondo. Se lo sta cambiando, un motivo ci sarà. Io ringrazierei Massimiliano Falcinelli, è stato gentilissimo, bravissimo, e vi farei un applauso. Grazie mille, grazie.